ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, cogliamolo in fondo al cuore, ci facciamo i chilometri, oh. Gate 14, siamo a casa. Pioveva il 19 aprile 1989, pioveva il 2 maggio 2004, pioveva il 2 maggio 2007, piove anche oggi, tanto per cambiare, piove anche oggi. Andiamo a nuoto, ma andiamo. Quando io vivrò al tuo fianco, io per sempre resterò innamorato sempre di più, in fondo all'anima la curva su, perché non è una promessa ma quel che sarà, in ogni stadio violenza ultra, violenza ultra, violenza ultra, non lo sarà una diffida. Amore per il Milan, AC Milan, tu sei mio, fino a quando io vivrò al tuo fianco, io per sempre resterò. Giornata qualunque, dai! Dai! No! Fuori gioco! Ma ce n'è sempre una! Ce n'è sempre una, c'è! Fuori gioco! Sto ascoltando il bar! Ma ce n'è sempre uno! Ci mettiamo 6 mesi per fare un tiro in porto! Non ha nulla fatto stavolta! Sono l'anticarco! Sono l'anticarco! Via da questo paese! Via da questo paese! È l'anticarco! Fare gol e assist, Capitano America continua a fare gol e assist, i nostri bidoni del mercato continuano a essere decisivi. 1-0, l'avevo detto che era buono, si vedeva che era buono, che era in posizione regolare. Non me lo so spiegare, ma gli fidato, non me lo so spiegare, ma se porti mio corazon sarà perché ti amo in grande amore. Arena,
bus ragazzini di 15, 16, 17, 18, 19 anni fatti esordire, pareggio di bilancio raggiunto, prefinanziario rispettato più degli altri, momentaneamente secondo posto in classifica in un campionato che non è un campionato ma è una cosca, e giovedì ci giocheremo l'accesso ai quarti di finale d'Europa League. Vabbè, sì. Allora, 19:56, siamo arrivati a casa. Anche quest'oggi la passeggiata di 260 km ce la siamo fatta. Allora, 1-0. Secondo posto in classifica, nonostante i 35 infortuni, nonostante il fatto che si sono fatti esordire ragazzini di 15, 16, 17, 18, 19 anni, nonostante il fatto che sia rispettato il fair play finanziario più degli altri, nonostante il raggiungimento del pareggio di bilancio, nonostante la squadra giovane rinnovata, nonostante gli errori, nonostante il fatto che non si sappia chi è realmente il proprietario di questo club, siamo secondi in classifica dopo 28 giornate di campionato. Giochi bene con l'Atalanta, non va bene, perché l'unica cosa che conta è vincere, è il risultato. Non giochi bene, giochi bene con l'Atalanta e pareggi, ma non va bene. Giochi male con l'Empoli e vinci, grazie alle tue capacità e grazie anche alla fortuna, perché quando gli avversari sono incapaci vuol dire che è una fortuna trovare degli avversari incapaci di fare gol. Non va bene nemmeno se vinci 1-0 con l'Empoli e porti a casa i tre punti. Nelle ultime tre partite tra campionato e coppa, tre vittorie consecutive. Nelle ultime due partite di campionato, due clean sheet consecutivi. Nelle ultime 17 partite tra campionato e coppa europee, 12 vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Una di queste due sconfitte ininfluente arrivata a Rennes, che praticamente non ci è costata nulla, perché ci siamo qualificati lo stesso agli ottavi d'Europa League. L'altra sconfitta arrivata a Monza, arrivata dopo che in 10 uomini avevamo rimontato 2 gol e loro hanno trovato al 90esimo un gol che non troveranno mai più in tutta la loro vita. E a Monza abbiamo perso perché abbiamo continuato ad attaccare e non ci siamo accontentati del pareggio. Questo significa avere mentalità europee propositive, significa che non appena completeremo la squadra non ci sarà più scampo per nessuno, perché questo non è un errore, quello è perseverare nel proprio credo e con la propria stigmate. Quindi non è un errore, è una vittoria salutare quella di Monza. Quindi nelle ultime 17 partite tra campionato e coppe europee, 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e due dei tre pareggi sono arrivati. Uno, quando abbiamo subito il gol del 2-2 con un nostro giocatore infortunato a terra, che è stato fuori più di 2 mesi ed è oggi è tornato titolare, alias Ficcaio Tomori. E l'altro pareggio è arrivato a San Siro contro il Bologna, subendo un gol su calcio di rigore al 92esimo minuto. Questo è l'AC Milan, è secondo in campionato dopo 28 giornate di campionato, in un campionato che non è un torneo calcistico ma è una cosca. Questo è l'AC Milan, questo è l'AC Milan con i suoi ragazzini, i suoi errori, la sua inesperienza, la sua voglia di crescere e di fare calcio e di perseverare sempre con le proprie idee, senza speculare sugli altri, senza creare mediocrità e portare altra bassezza morale a questo paese, a questo popolo. 1-0, Christian Mate Pulisic, altro gol, altra partita fondamentale, altra presenza determinante anche quest'oggi di Christian Pulisic. 1-0, Milan-Empoli 1-0, Christian Pulisic al 40esimo minuto, tutti a nanna, e ce la canteremo poi giovedì quando arriverò a Praga.